Sallusti sentenzia e lo studio va in tilt. Alla fine del suo pensiero ci poniamo tutti una domanda. Un magistrato è come un semplice cittadino? Nel senso, può avere simpatie politiche? Ed esternarle come ha fatto il giudice di Catania? Prima osservazione. Seconda osservazione, io adesso non ho qui sotto mano il nome, ma se volete lo faccio, ma pochi, credo 2 anni fa, il CSM prese provvedimenti disciplinari contro un magistrato che era, lo sospese addirittura, che era, ha avuto l'ardire di andare a una convention di Forza Italia e di farsi alcuni selfie, un po' come quella magistrata lì ha esibito una sua preferenza politica. Bene, il CSM lo ha sospeso. Questo dimostra che non è vero che i magistrati sono come gli altri cittadini. Secondo me il ragionamento di Giannini parte da un presupposto sbagliato, cioè che un magistrato sia un cittadino come un altro. Non è un cittadino come un altro, ha delle libertà diverse dalle mie. Voglio dire, se Giannini scrive che io gli sto sulle palle, può tranquillamente fare il lavoro che fa. Se un magistrato dicesse che io gli sto sulle palle, non può più giudicare né me né tutto ciò che è attinente a me, perché ha espresso un giudizio o un pregiudizio dal quale doveva astenersi. Quindi non è vero che i magistrati hanno le stesse libertà che abbiamo io e Giannini, tantomeno quelle di un cittadino comune. E la seconda osservazione è che il problema non è il video, ma esattamente che un magistrato che ha espresso delle posizioni abbia poi giudicato nel merito di quello per cui era andata a manifestare. Attenzione, c'è un dettaglio che sfugge ai più, che quando è scoppiato questo putiferio la magistrata si è affrettata a cancellare quei post, perché oltre al video ci sono i post. Allora, se è tutto normale, se è giusto che un magistrato possa andare, se lei era lì, come ha cercato in maniera ridicola di dire che era lì per tutelare l'ordine pubblico, cosa che non è il suo compito, perché li ha cancellati? Evidentemente li ha cancellati perché lei stessa ha capito che erano d'intralcio a tutta la sua narrazione.